Buongiorno a tutti, benvenuti nel modulo lezioni di cinese del corso elementare di Linongina. Vi ringrazio che mi guardate. Oggi faremo la nostra lezione numero 43 del corso elementare, che praticamente inizieremo la nostra lezione numero 9 di Jiuk, che vuol dire lezione nona, e il titolo era Che cosa pensi di fare, che è tradotto è Ni Youshen Moshu. Ma in altre circostanze, Nyoshan Moshe vuol dire che cosa vuoi o che cosa, per che cosa sei venuto. E diciamo, questa domanda te la possono fare quando entri in un ufficio a chiedere qualcosa. Allora, come sapete, prima cominciamo con le parole, le ho diviso in due metà e la prima metà la studieremo oggi. E questo sarà il primo punto. Vi leggo ogni parola con la traduzione in italiano, dopodiché leggiamo ogni parola due volte. Dopodiché faremo il secondo punto, che è Kuwen, sempre alla metà del testo, e questa è la metà, quella che è più corta. È un dialogo tra Anna e Dawei. Questo è il testo con il pinyin, e qua possiamo vedere la traduzione in italiano. Dopodiché leggiamo il testo un'altra volta in cinese e questa sarà la nostra lezione. Allora possiamo iniziare. La novità che volevo comunicare era che YouTube cambiano le condizioni dell'uso del canale e eventualmente quello che tutto rimane, diciamo, nel vecchio modo. Io sempre sono là. Volontaria e voi siete e guarderete sempre, spero, anche il canale gratuito. L'unica cosa saranno eventualmente qualche pubblicità che potrebbero mettere nelle mie video, perciò vi prego di avere pazienza. Speriamo che questo sarà, diciamo, l'unico inconveniente per adesso. Allora, possiamo iniziare con le parole che sono shenzi. Sh, tu hai, questo è minza, vuol dire cosa a fare. Zuo ye è una minza e vuol dire compito. Gu, questo qua è lianza, che vuol dire uno, è un. Wen ti è una minza, vuol dire domanda, ma vuol dire anche problema. Don è uno don'ts, vuol dire capire e comprendere. Wen è uno don'ts, domandare, chiedere. Pa è uno juz, è una particella che praticamente cerca la conferma dell'interlocutore, che potete vederla qua. Zhi dao è uno don'ts, vuol dire capire, sapere, lo so. Dianhua è uno minza, vuol dire telefono. Haoma è uno minza, vuol dire numero. Lin, tu va, questo praticamente è uno shuz, che vuol dire zero, e questo è zero cinese. Lo zero cinese qua è il carattere, e questo è come si pronuncia il carattere, e questo è, potete trovarlo tra i numeri cinesi. È il perfetto cerchio che hanno scelto loro per avere come zero nei loro numeri. Zie è uno ziez oppure donz, che vuol dire per oppure dare. Il senso nella nostra lezione sarà dare, perché si combinano con due altri verbi, sono due verbi che si combinano e fanno, diciamo, chiamare al telefono. Allora abbiamo detto da, dien, hua, questo praticamente è chiamare o telefonare. Liu è uno shuzi e vuol dire sei. Hao è uno lianza, vuol dire numero, lianza vuol dire classificatore. Fan, zien, minza, camera oppure stanza. Dun, donz, aspettare. Yue, minza, mese, luna, ecco, questo già lo conoscete. Io vi do anche le parole che sono nel vocabolario, perciò anche se si
Ripetono, è meglio che incontriamo anche qualcosa già che conosciamo, no? Tien e Minza, giorno, natura, può significare anche Dio. Fan Dien, Minza, vuol dire ristorante. Pen Yau, Minza, amico. E Chu è una danza, andare, lasciare un luogo oppure partire. Allora, adesso ripetiamo le parole, ogni parola due volte. Sh, sh, zuo ye, zuo ye, g, g. Questo potete trovarlo anche neutro. Infatti ci ho avuto dubbio, ma sono andata a controllare e era con il quarto tono. Wenti, wenti, don, don, wen, wen, pa. Pa, zhi dao, zhi dao, dian hua, dian hua, hao ma, hao ma, lin, lin, jie, jie, da, da, da dian hua, da dian hua. Liu, liu, hao, hao, fang jian, fang jian, deng, deng, yue, yue, tian, tian, fang jian, fang jian, pen you, pen you, qu, qu. Questa era l'ultima parola, adesso vediamo il nostro testo. Kwen zai Anna da sush, che vuol dire nel dormitorio di Anna, oppure nella stanza, nel dormitorio è la stanza dove c'è Anna, la stanza di Anna. Questo è un dialogo, abbiamo detto, tra Anna e Dawei. Allora, Dawei è Anna. Anna, da wei, jin jian de zuo ye, wo you yi ge wen ti, ni kan kan. E la traduzione, Davide, ho una domanda per i compiti di oggi, dai un'occhiata. Da wei, zhi ge wen ti, wo ye pu don. Neanche io capisco questa domanda. E Anna dice, women, wen wen lao shi ba. Chiediamo all'insegnante. Dawei, ni zhi dao tian lao shi de dian hua hao ma ma? Conosci il numero di telefono dell'insegnante Tian? E Anna dice, wo zhi dao ta de dian hua shi yao si qi wu er lin yao pa. Lo so, il numero di telefono è 14 75 20 18. Allora, qua da dire che uno in quando si usano i numeri e si pronunciano i numeri di telefono, invece di dire i si dice iao. Ok? Ricordatevelo nel parlato, poi lo vediamo. Da wei, wo gei lao shi da dian hua. Da wei da dian hua. E Davide dice, chiamo io l'insegnante e chiama. Anna dice, tian lao shi zai ma? L'insegnante tian c'è? Chiede Anna. E Da wei dice, fan xia dian hua ta pu zai? Davide mette giù il telefono dicendo no, lei non c'è. Questo era il nostro, diciamo, la nostra lezione di oggi. Adesso leggeremo soltanto il testo in cinese. Non dimenticate che quando dobbiamo pronunciare uno nei numeri, ricordatevelo, invece di dire i si dice yao, yao, ok? Allora cominciamo. Zai Anna de su shi, su shi. Anna, da wei,
今天的作业我有一个问题，你看看。大卫，这个问题我也不懂。安娜，我们问问老师吧。大卫，你知道见老师的电话号码吗？安娜，我知道他的电话是14752018。大卫，我给老师打电话。大卫打电话。安娜，见老师在吗？大卫放下电话，他不在。Questa è la nostra lezione di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi auguro buon studio e ci vediamo nel prossimo video. Da zia, xie xie ni men, zai qian.